Io ho pensato, avevo pensato di fare un viaggio in 12 tappe, ma quando la vostra pazienza, accusatus est, eccetera, quando la vostra pazienza non gira, per forza cosa smetterò, ma diciamo sono su temi più che altro. Siccome si tratta del rapporto tra le arti, prima di tutto la prima tappa è il rapporto con la tradizione, con un rapporto particolare tra poesia e pittura. La tradizione è la tradizione, per, come dice Eliot, tradition and individual talent. La tradizione non può essere ripetuta, deve essere reinventata, se non è tradizione, semplicemente imitazione, no? E quindi mi successe, per me la poesia e la vita sono scritte sullo stesso foglio, solo su due facce diverse, no? E mi successe che ero stato invitato per motivi di lavoro a Siena e stavo leggendo di Petrarca un sonetto del 77 che a un certo momento dice: ma certo il mio Simon fu in paradiso onde questa gentil donna si parte, ivi la vide e la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. In pratica il paradiso di Petrarca non è se non il mondo di idee di Platone, perché era ancora viva Laura, e Petrarca voleva regalare il suo canzoniere a qualcuno e voleva che ci fosse una miniatura, e quindi andò, per dire che tutti dicono che è un amore puramente letterario, ma andò fino ad Avignone in carrozza, che allora era, per raggiungere Simone che stava addobbando il palazzo dei papi, no? Questo ritratto fu perduto. Il primo rapporto è, quindi io mi trovo a Siena e lì vedo di Simone Martini la meravigliosa Maestà, che era stata restaurata, no? Dove c'era una Madonna, quindi una specie di idealizzazione della donna celeste, ma che aveva le sembianze da donna terrestre. Quindi l'incrocio tra la pittura di Simone Martini, tra Petrarca e una gentil fanciulla che nel libro chiamo Mademoiselle Désirée, mi fece scrivere L'Eterna Disarmonia. Cos'è l'Eterna Disarmonia? La disarmonia tra ideale e reale, tra, o come diceva un pittore del nostro secolo, nessuno vive all'altezza dei propri desideri, diciamo, e quindi l'incrocio di cose della tradizione del Novecento, del Trecento, del che so io. Insomma, la poesia e la pittura sono sempre presenti, come disse uno dei miei, se non può, speriamo che non si offenda nell'aldilà, Pound, disse che tutto è presente, no? C'è solo questo pregiudizio della storia, ma ciò che è bello, come diceva anche Keats, una cosa bella è bella per sempre, no? Cioè, e quindi la Maestà di Simone mi aveva sconvolto. E allora, ecco, volevo leggere due pezzettini, una indirizzata a Simone, cioè Simone Martini, Simone che a ritrar la Vergine della corte celeste incoronata fosti decisivo e che per carpire l'immagine di Laura in paradiso innalzasti lo stilo, dipingi le grazie dell'amor mio nei corvi della disarmonia dove l'anima terrena ti spazia. La disarmonia dove viviamo, quindi era questo desiderio di raffigurare questa Mademoiselle Désirée, naturalmente una cosa da paranoide sperare una cosa del genere, di raggiungere la grazia di Simone oggi. Allora, oggi direi
dal punto di vista poetico ci sono 7 vizi capitali di oggi, come lo vedo io, non in senso sociopolitico, ma a livello estetico. La dimenticanza del nulla, quindi siamo tutti io da queste cose eterne, l'indifferenza gabellata per tolleranza, l'idolatria delle innovazioni tecnologiche, l'esaltazione senza critica dell'io, la glorificazione della volgarità, la compiacenza della propria ignoranza e la spocchia verso i grandi. E questo, per esempio, io citavo sempre il molto amato Barrico, che si è permesso di tirare le orecchie a Beethoven, no? Che è una cosa di un disgustoso unico, no? Solo perché parla... No, adesso è di moda parlare male dei grandi, no? Cioè, se uno vuole... Una volta adesso, per fare un po' di autobiografia, un grande giornale ha detto la ospiteremo volontieri se attacca qualcuno, dico beh allora no grazie, perché se io valgo solo per fare del gossip, comunque ognuno si fa quello che vuole, no? Cioè io penso che in poesia il successo sia un verso riuscito. E allora, come dicevo, questo incrocio tra pittura, inimitabile Petrarca, che veramente sconvolge questa rima in viso e paradiso, no? Che sembrerebbe così, ma che è il mondo ideale di Petrarca, naturalmente, tradotto in una cultura cristiana, no? E, comunque, ancora un ultimo pezzettino di questo, e finivo il piccolo libretto, che poi è illustrato da un pittore che non è Simone Martini, ma è Mauro Staccioli, spero di non aver sbagliato l'accento, Staccioli, poveretto, mi chiedo scusi l'assenza. Ecco, quindi preso dall'entusiasmo erotico, nel senso elevato nei momenti migliori, no? Del termine, la grazia della maestà di Simone e la bellezza di Laura, che poi è il massimo quello che ha fatto Petrarca. Laura era deformata dalla peste, era orrenda, e lui vedendo il cadavere scrisse quei versi magnifici: morte bella apparia nel suo bel viso, dove appunto l'amore vince la morte, no? E questo lo fa anche un poeta contemporaneo. Comunque leggo un verso dedicato a Mademoiselle Désirée, nel mio piccolo: ti vedo in cielo di una ghirlanda di margherite e di stelle la fronte cinta, ma più della corona di fiori astri il tuo sguardo risplende, mi illumina le stanze del cuore, riscaldano la mia vita e il mondo. Le tue dorate e lunghe ciglia sorgono prima del sole e prima dei suoi raggi inondano di sfolgorio nuovo il creato. Immagina dell'anima del cosmo il tuo sorriso inebri abissi persi nell'eterna disarmonia. Ed ecco, questo era l'incrocio tra pittura e poesia antica e poesia del vostro miserabile qui presente, che vi regala questo libretto che me ne sono rimasti. Cioè, la poesia non può che essere un dono, quindi, oppure può essere anche buttata via se non piace, ovviamente. Sì, perché il piccolo editore ne distribuì 500 copie, altre 500 diede a me. È un dono un po', però comunque è sempre un dono. Poi il titolo del mio intervento era appunto Occupazione della scena e del mondo, e tanti anni fa avevo scritto questo testo teatrale, La conquista della scena e del mondo, appunto con l'utopia, non esplicitata, che quella di Shelley, che i poeti devono essere legislatori del mondo, non devono essere dei decoratori, dei musicanti che mangiano in cucina con l'aiuto del cuoco, ma quelli che puntando il dito verso l'ideale, come nel quadro famoso, no, della scuola d'Atene, c'è cioè Platone verso l'alto e Aristotele sul basso, sintetizzando i due, tenendo conto del mondo, puntando verso l'utopia, ancorché nessuno ascolta, la poesia è sempre rivoluzione, ribellione, rivoluzione no perché nessuno si muove. E allora vi leggerò una riga da questo, La conquista della scena del mondo, che
al primo festival del mito modernismo del 96 fu rappresentata, e poi fu rappresentata ancora due volte, poi è stata dimenticata allegramente. E adesso dico due personaggi: Calliope, che è la musa, e il poeta. Calliope dice: non vi è felicità su queste isole, ma il vuoto dei mercati, il trapianto degli organi, i robot delle aziende, la svalutazione dell'AIDS, l'arteriosclerosi, la megalomania, la cocaina, bombette puzzolenti, massaggiatrici a ore, emorroidi, gratta e vinci. Il poeta: abbiamo il diritto a non tradire le nostre missioni, a vivere rapidamente sprofondando in un oceano per annegare definitivamente aggrappati alle stelle. Abbiamo il diritto di baciare l'azione con tutto il cuore, perché la poesia scuota i pubblici poteri, portando sul palmo delle mani attraverso il deserto quotidiano il miraggio di un'imminente epoca.